Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 22 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Apparentemente impassibili, la creatività bolle nell'intimo. La settimana di rientro proprio non vi piace e lo dimostrate a chiare lettere, con un atteggiamento ombroso e taciturno che non lascia spazio a equivoci. Questo, paradossalmente, anche se voi siete ancora in vacanza, con la compagnia già dimezzata e quella vena già malinconica nelle giornate ancora estive, vi fa comunque percepire quell'aria sottile di smobilitazione, che alla vostra sensibilità non passa inosservata. Più riflettete in solitudine e più la creatività prende forma, l'istinto vi conduce su piste insolite, regalandovi idee illuminanti e una diversa visuale delle cose. Pensieri e desideri d'amore, ma per ora restano segreti. La piena riuscita di ciò che si desidera o si domanda al consulto, l'amore sopraggiunge, un progetto si realizza, un rapporto si concretizza. Risposta affermativa e positiva. Inutile piangere sul latte versato, piuttosto cercate di recuperare almeno qualcuna delle situazioni che vi sono sfuggite da mano. Se sei un artista sarai favorito. Prudenza alla guida dell'auto. Non trascurare la salute. Cerca di riposare di più. Mangia frutta. Il rancore è un veleno che mina la base forze ed energie. Se sperate in un cambiamento radicale della vostra vita non vi resta altro che procedere a un perdono di cuore a tutte, nessuno esclusa, le persone che vi hanno fatto del male. Cercate di mantenere la massima disciplina al lavoro, oggi sono in agguato rimproveri e seccature. Fate bene il vostro dovere. Abbiate cura della vostra migliore amica o amico, particolarmente in questo periodo ha bisogno di voi e da voi si aspetta il consiglio e l'aiuto giusto. Siate certi che gli avvenimenti di oggi serviranno a rinvigorire le vostre speranze e la fiducia che avete in voi stessi. Buone prospettive di rivedere in meglio il vostro progetto per il futuro. Momento ideale per scegliere un profumo nuovo e, perché no, cambiare trucco e look. Oggi incontrerete una persona poco sincera e che non sta certo dalla parte vostra, evitate assolutamente ogni confidenza. Tenete per voi i vostri segreti. Reazioni sproporzionate di fronte a pettegolezzi di alcune persone che vi renderanno particolarmente nervosi. Il tentativo di screditarvi è palese, tuttavia questi tentativi non sortiranno gli effetti desiderati. L'argenteo satellite, la luna, dal segno vostro fidato buon vicino della bilancia, continua a mandarvi influssi benefici che vi migliorano la forma fisica e aiutano a rasserenare anche la condizione psicologica. In questo momento, anche Saturno, però porta fortuna in termini di innalzamento del livello dell'intelligenza a chi di voi festeggi il compleanno tra il 25 di ottobre al 5 di novembre, gratificato anche da un'avvenenza molto suggestiva e seducente. Venere alta nel cielo reclama bellezza, che siate in vacanza da settimane oppure appena approdati, la vostra esigenza di armonia trapela da tutti i pori come un urlo. Se qualcosa ultimamente è andato storto, e con la luna in dodicesima casa non è da escludere, il vostro astro guida Plutone vi aiuterà a tenere duro e a trovare una ragione plausibile in tutto ciò che accade. In fondo la vita non è che una sequenza di cause ed effetti, se poi l'esistenza non è una sola ma una catena, la ragione dell'ennesimo flop sentimentale lo leggerete nelle vite precedenti. Amore ed Eros. Famiglia affettuosa e complice, vi conoscono così bene da capire subito che qualcosa non gira. Avete un obiettivo che non riuscite a raggiungere e basta questa consapevolezza per offuscarvi lo sguardo rendendolo sottilmente malinconico, preoccupati per un parente rimasto solo in città che non vi può raggiungere, cercate e trovate rassicurazione nel contatto telefonico quotidiano. Si apre una nuova giornata di questo bollente mese di agosto e il bilancio di conquiste erotiche che potete fino ad ora trarne, è senz'altro, positivo. Se avete da poco aperto una relazione a due, questa è destinata a rafforzarsi e a prendere sempre più il volo, in special modo se siete nati della prima e nella terza decade dello Scorpione. Chi di voi è un cuore solitario, non disdegni i contatti con i nuovi social media in circolazione, pur con i dovuti filtri,
potrà ottenere incontri esaltanti e, al limite, amicizie che sono destinate a rafforzarsi. Lavoro e denaro? Grandi progetti, ma a un certo punto bisogna sapersi fermare. Quando le aspettative superano le possibilità attuali, sbagliato inorgoglirsi, siate ragionevoli e abbiate l'umiltà di riconoscere i vostri limiti. Avete già ottenuto molto ed è ora di fermarsi un po' a riprendere fiato. Letture impegnative sotto l'ombrellone, sono in pochi a sfogliare Platone o Sant'Agostino mentre gli altri schiamazzano, ma voi, capaci di isolarvi nel vostro mondo interiore, ce la fate e come. Urano nel segno vostro dirimpettaio astrologico del Toro vi pone qualche situazione di noia e di apatia, se ritornate già al tavolo del PC in ufficio e specie se siete Scorpione di ottobre. Non vi date pena e rimediate con la compagnia di colleghi e amici simpatici. Benessere. Quando il fegato va fuori posto anche la vista ne risente, ecco perché gli occhi vi bruciano e a volte avete una sensazione di nebbia. Passa in fretta per fortuna, ma non dimenticatevi le lenti fotocromatiche, la luce estiva, specie se avete le iridi azzurre, vi disturba al punto da scatenarvi l'emicrania. Sul fronte salute i problemi non vanno mai sottovalutati, niente ansie, ma tenetevi sotto osservazione. Denaro? Attivate il vostro ingegno per investire i vostri soldi in una direzione che vi sembra super fruttuosa. Specie se siete nati dal 18 al 22 di novembre, gli astri vogliono farvi ottenere guadagni insperati. Per lei, lui vi corteggia apertamente e non potete fingere di non capire. Bando alle incertezze, concedetegli una chance. Per lui, grinta e creatività al top, vi sentite in forma e avete tanto da esprimere, la dolcezza di fine estate vi ispira. Colore delle emozioni, caramello. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.